E torniamo subito da Sonia D'Agostino con tutti i suoi ospiti per l'ultima parte di Io le donne non le capisco. Sonia! Eccoci! Allora, abbiamo chiesto agli ascoltatori di scriverci, no? 3775 104 500 e stanno arrivando, guardate Barbara che si mette, che si copre con un disco con un occhio. Allora, ci stanno arrivando, Barbara, tantissimi messaggi per te. Adoro Barbara, grande Barbara. Da Antonella, da tanti, bellissimo. È Natale proprio. Senti, allora vediamo un attimo anche quest'altra che è di Luca che dice: io adoro questa donna. Fatta la doverosa premessa, penso che la misura della virilità basata sull'erezione sia un metodo di giudizio valido solo per la società. Gli uomini e le donne che concepiscono il sesso solo come penetrazione e ne sono ossessionati. Chi è risolto e lo fa con mille sfaccettature non si cura più di tanto della prestazione o del minutaggio. Luca, bravo. Che bravo, bravo Luca. Intelligente. Luca, viva molto Luca. Intelligente. Ecco, quest'altra: non ho sentito trattare il problema dei genitori, noi siamo il loro frutto, le nostre relazioni si basano su quello che abbiamo vissuto e a volte questo è un disagio che si riscontra nella coppia. Questo può essere sicuramente vero, nel senso, cioè che noi siamo un po', noi replichiamo modelli a cui siamo stati esposti, genitori, perché li abbiamo interiorizzati. Per esempio, ti dico questa cosa che è molto carina, di un signore che ho conosciuto per motivi differenti, che mi ha detto: sa, poi dottoressa, vorrei fare con lei anche un percorso di psicoterapia, perché scelgo, e faccio sempre questo errore, donne sbagliate, donne molto rigide, ma che, le dico la verità, può sembrare una banalità, mi rievocano il modello materno. E io gli ho detto: guardi, non è assolutamente una banalità, perché noi alla fine ricerchiamo ciò che ci è noto. Cerchi, quindi, papà o cerchi mamma nel compagno o nella compagna? No, ma non è soltanto papà, ma è quel papà, cioè quelle modalità, perché sono modalità. Prima, quando parlavo, no, del coronavirus che ci ha messo proprio in ginocchio, perché ci ha fatto perdere quella dimensione del controllo, anche il modello noto è un modello che noi controlliamo, che conosciamo, quindi che in un certo senso ci rassicura. Noi dove andiamo, certo, in ansia? Andiamo in ansia quando pensiamo di non poter controllare le cose. Anche perché la morte ci spaventa, piace, tanto. Però. Anche un modello che non ti piace, perché hai imparato a gestirlo, perché lo conosci, perché alla fine non è l'ignoto. Noi siamo terrorizzati dall'ignoto. Perché ci spaventa tanto la morte? Perché la morte è l'ignoto. Certo, certo. Vero. Senti, vero. Senti, quest'altro scrive: mio cognato ha 54 anni e sta con una donna di 30. Iniziano a vedersi le differenze e lui non ha più voglia di fare tante cose che faceva prima. Può capitare, perché poi ci sono anche uomini che sposano, che convivono con donne talmente tanto più giovani che poi alla fine cerchi qualcosa di diverso, no? Ma un rapporto si può anche interrompere, non succede niente. Certo, però secondo me dipende da chi sono loro, da quanto è forte l'attrazione, da quanto è forte la loro camaraderie, soprattutto, perché anche il fatto di proprio di stare insieme, di essere compagni di gioco, bisogna vedere, non è una regola. Non è una regola, sicuramente è un grosso ostacolo, però quando cominciano le difficoltà oggettive cominciano a essere vere, vuol dire che l'amore sta scemando, vuol dire che l'attrazione sta scemando. Allora è bene ognuno a casa sua, cioè in questi casi lasciarsi è una cosa meravigliosa. Tante volte lasciare, tante volte non si fa per comodità, tante volte, perché sì, diventa, infatti, un problema anche quello. No, e poi questi amori che invecchiano, che diventano terribili, diventano. Comunque, rispetto appunto alla paura dei genitori di presentare qualcuno, io mi ricordo nostro figlio quando era ragazzo ci ha detto: io se mi sposo ve la presento la sera prima delle nozze, perché non voglio commenti neanche positivi, ha detto, non sopporto giudizi. Bravo. Barbara, ma avere una mamma come te non è facile, secondo me, per un figlio, perché sei un grande modello, no? Sei un grande modello. Secondo me, io non ci credo poi tanto a questo fatto che non lo so se sono un grande, ma io non credo che mi si siano mai misurati con me, i miei figli sono nati per conto loro in maniera. Però ascolta Barbara, allora tu sei una donna incredibilmente libera,
E quello che ti ha detto tuo figlio dimostra quanto lo hai lasciato libero. No, c'è anche una cosa non visibile a occhio nudo, ma io sono dolcissima, sono un pollo proprio, devo dire la verità. Cioè, senti, ma chi ha il carattere più forte a casa, tu o tuo marito? Lui, perché io mi agito, eccetera, lui è imperturbabile. Lui davanti alle grandi disgrazie rimane imperturbabile. Una volta ci ha crollato il tetto, ci hanno chiamato i vicini a vederlo da sopra, si aspettavano scene di dispersione e lui ha detto tutto qui. Poi per una stupidaggine diventa matto, per una stupidaggine si incazza come la pensi, ecco. Quindi sicuramente lui. No, io sono, per fortuna ho sempre mantenuto la posizione infantile in casa. Senti una cosa, ti chiedono, bello questo però, ti chiedono, non c'entra niente con l'argomento della trasmissione, c'è Silvio che dice: Sonia, puoi chiedere a Barbara Alberti che ci è andata a fare al Grande Fratello? Allora, primo per soldi, perché mi sono comprata il tempo, perché io faccio la scrittrice, alla metà ancora ho bisogno di lavorare, perché siamo stati scellerati da giovani, nel 68 pareva che il mondo fosse nostro, ci ha fatto sempre schifo fare i conti, infatti ancora da vecchi lavoriamo, quindi per soldi, per comprarmi il tempo. Secondo, perché mi piace il teatro. Terzo, mi piace il teatro. Terzo, è stata un'esperienza fantastica, io la rifarei tutti i giorni, sì. Perché non ti acchiappa nessuno. Tu sei chiuso dentro, a parte che c'è un appartamentino per conto mio che già fa differenza, ma soprattutto tu sei lì, ti pagano per non fare niente, è un sogno. Io tra l'altro avevo tenuto la cassetta per conto mio e anche taccuino e penna, che l'hai proibito. Io pensavo, ma come si farà senza fare niente? Ti abitui in un momento, è fantastico, non sei raggiungibile, nessuno vuole niente da te, manco il cane. Io ho passato uno dei periodi più belli della mia vita. C'è la Nutella, voglio dire, c'è da mangiare, c'è la piscina, il letto. Beh, io non lo so, è stato un periodo fantastico, lo vorrei fare tutti gli anni, adesso lo farò ogni anno, non andando là. Voglio lasciare il telefonino, lascio il numero di sicurezza, specie per le donne, rendersi irraggiungibili è una libertà che non ci prendiamo mai. Quindi la ricordo come una delle cose più belle della mia vita. Tra l'altro avevo avuto un grosso shock, io vi giuro, dopo ero stata aggredita, stavo male. Quando sono arrivata lì, vi giuro, dopo, il giorno dopo, appena svegliata in questo luogo di nessuno, io ero guarita. 3 mesi con l'Extratam, per la prima volta nella mia vita, lì guarita. Ma è un'istituzione benefica. Sì, però eri anche obbligata. E poi non ho paura, poi non ho paura di sputtanarmi, come si dice, perché io penso presuntuosamente che il contesto sono io. Cioè, che se io sono io, posso andare pure all'inferno. Scusa, Beh. Ti dicevo. C'è anche il problema a volte che il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, ma poi sei obbligato a frequentare sempre le stesse persone. Beh, qualche volta qualcuna magari, guarda, ti infastidisce pure col suo modo di fare. Quindi primi tempi è stato bellissimo, perché i primi tempi ci si racconta, è tutta una narrazione, sembrava il Decameron, tutto con la peste intorno e noi lì a raccontarci le storie, ognuno raccontava di sé, e ogni essere umano è interessante quando racconta una storia, c'erano delle persone interessanti. Poi poco a poco, quando il gioco diventa vero, nel senso che è veramente un gioco di eliminazione, io me ne sono andata spontaneamente. Cioè, quando la cosa, c'erano delle persone che non sopportavo, ovviamente. Certo. Non le cito per essere cavalleresca, ecco, perché non ci, certo, sono, quindi non le dico. Persone che poi hanno parlato male di me, ma mi voglio distinguere, ecco. Però è un'esperienza bellissima. Cioè, tante le persone incantevoli c'erano, anche, tra l'altro, come appunto Rita Rusi, cioè, ma ce n'erano tante di persone interessanti. C'era una bellissima esperienza. Quindi guarda che bello. A divertirmi. E poi in più mi pagavano pure, che è un sogno, ti pagano per non fare niente, ma quando mai? È immorale, è magnifico. No, ma poi vedi che vuol dire avere una mente giovane? Non lo so se è giovane o vecchio. Poi l'unico problema che io pensavo, ho svoltato, perché io le pulizie di casa le faccio sempre volentieri. Invece era una gara, perché io non avendo niente da fare, mi sono dovuta conquistare il lavaggio dei piatti con la violenza. Perché anche tu, è una sorpresa, questi ragazzi moderni, influencer, che tu pensi, ma quindi, tutti casalinghe perfette, tutti assatanati di fare le faccende, dovevi veramente lottare la scopa e te la pugnavi con la forza. Molto divertente, molto molto bello. Peccato che c'erano poi le dirette che lavoravi veramente, ma se no era stupendo. Ma che bello, guarda, ma è incredibile, no, non credevo proprio. Senti, volevo dire, posso farti una domanda, sì, Barbara? Visto, sì, che avevi penna e taccuino, hai scritto qualcosa?
ho scritto un sacco di... Io faccio sempre poesie d'occasione, finalmente avevo il tempo, faccio cioè la casa piena di poesie d'occasione per, e gli scrivevo sempre poesie su, in rima, delle poesie, cioè in rima, delle filastrocche sui miei compagni, e mi divertivo un sacco, poi le leggevamo così, insomma. E poi ho scritto anche un diario, però irrilevante, alla fine irrilevante, perché una volta che esci perde tutto un po' il contorno, si sfuma, ecco. Ma... E cioè, appunto, non puoi, pensa che non vedevamo nessuno quando arrivavano i tecnici, non so, a noi ci chiudevano nelle stanze, quindi non abbiamo avuto contatti altri che tra di noi, un'endogamia formidabile. Quindi è pure tranquilla per il Covid, dice, tanto sono tranquilla. Eh sì, tra l'altro no, ancora non lo sapevamo, però insomma è stato magnifico, veramente. Stefano, vuoi chiedere qualcosa? No, più che chiedere, io vorrei presentarvi una persona che è al telefono con noi, una sorpresa, l'avevo anticipato, ma introduciamolo perché ci ascolta da un po'. Allora, aspetta un secondo, volevo dire, prima di terminare... Che abbiamo 5 minuti, Sonia, vai. Sì, infatti. Allora, le repliche, perché ci chiedono sempre le repliche. La replica TV è stasera alle ore 20 e domani alle 10 di mattina e alle 20, mentre le repliche radio oggi stasera alle 20:30 e anche domani alle 20:30. Abbiamo questo nostro grande amore, ce lo siamo detti, Albertino, Alberto Laurenti, ci sei? L'abbiamo detto in anticipo che ci saremo collegati. Ciao Alberto. Grazie, buongiorno. Come ho ascoltato la trasmissione, ammazza quanto siete bravi. Quanto siete? Ma che siete? Siamo? Ci sei anche tu con noi, eh? Io tornerò molto presto con le mie canzoni. Saluto Barbara Alberti, che è sempre un vulcano di cose bellissime. Ascoltare lei, saremo ore ad ascoltarla. Grazie, quindi, soprattutto sentire un sopravvissuto mi fa un senso di gioia infinita. E quindi eccoci qua, Sonia, ti voglio tanto bene. Ciao Lori. Ciao Albi, Alberto, bene. Senti, ciao. La prima cosa che hai pensato ieri varcando il portone di casa? Ho pensato che ho fatto una riflessione quando ho visto il primo telegiornale a casa. Guardandolo mi sono detto che a volte, quando uno guarda le percentuali, no, certe cifre, perché uno non può mai pensare che può capitare il giorno che tu sei uno di quei 30, di quei 40 che magari improvvisamente vengono recuperati e cominciano un percorso difficile. Ecco, la vita è fatta anche di queste cose, bisogna pensare che può succedere assolutamente anche a te quello che sembra sempre che guardi come spettatore durante un telegiornale. C'è stato un momento in cui hai avuto paura di non farcela? Guarda, ti dico la verità, mai, perché è la mia indole. Mi sono reso conto che intorno a me c'era molto movimento, c'era gente che stava molto male. Non ho mai pensato di non farcela. Questo sarei disonesto se dicessi una cosa diversa da questa. Mai. Ho sempre combattuto. Senti, meno male che avevi sempre... Hai voglia. Meno male che avevi sempre il cellulare, quindi ci si poteva scrivere, perché altrimenti lì essere circondato da persone tutti coperte con le maschere un pochino ti è allucinante, no? Sì, guarda, dico solo una cosa, voglio raccontare piccola piccola perché ci tengo molto. Una notte di quelle difficili mi sentivo molto solo, no? Verso le 3-4 di notte, e ho chiamato con il campanello un'infermiera che purtroppo è arrivata dopo tanto tempo, perché stavano pensando a cose ancora più difficili di quelle che stavo vivendo io. Quando è venuta mi ha detto: cosa c'è? Io ho detto: niente, stai 30 secondi con me. Lei mi ha messo la mano sul petto, 30 secondi sono bastati per addormentarmi fino alla mattina. Ma vedi, che bello. Bellissimo. La pelle d'oca. La pelle d'oca. Senti, Alberto, hai toccato la chitarra? Ancora no. Io infatti stavo dicendo proprio che oggi pomeriggio prendo la chitarra e comincio a suonarla un po', perché mi manca molto. Magari a creare cose nuove, magari a creare cose nuove, Alberto, chissà. Ma quelle sempre, quelle sono proprio, è la mia natura. Ti è venuto in mente di scrivere qualcosa? Cioè lì, che pensavi quando eri lì? Che sei tutto il giorno lì in attesa, si respiri, devi respirare bene. Guarda, veramente, per quanto riguarda il rapporto con quello che ho vissuto e la musica, no, perché francamente io vorrei soltanto
dire a tutti di stare molto attenti, e questa è la cosa, la cosa che mi sento di dire proprio a chiunque incontrerò nei prossimi giorni appena tornerò a NG, perché bisogna stare attenti, perché non si scherza con questa cosa. Per il resto, voglio lasciarlo alle spalle prima possibile. Questa è la cosa che è più importante, lasciarlo alle spalle, anche parlarne, se non per dire a tutti di stare attenti, per quanto riguarda la mia esperienza personale, la voglio mettere alle spalle, lo sto già facendo. Bene. Che d'altronde... belle cose che ha detto, bellissimo. No, quella della mano sul petto è una cosa da pelle d'oca. Emozionante, veramente. Sì. Vero. Senti Albertino, mannaggia. Sì. Veramente per noi è un'emozione, dai, sapere che sei tornato anche a casa, che sei bene. Stare con voi, sapere bene. Che ormai è solo questione di giorni e ricominciamo a cantare insieme, non vedo l'ora. Esatto, e poi vedi, quello che hai detto tu è importantissimo, di dire, a lanciare questo messaggio e farlo sempre tutti i giorni, di dire che non è una passeggiata, che giustamente, come hai detto tu, non è una percentuale, sono i 40 o i 600 morti e i 23.000 o 10.000 o qualunque numero di nuovi pazienti. Quando sei paziente e stai male, ti rendi conto che è una grande gatta da pelare questa, e che quindi probabilmente tanta leggerezza che c'è stata per chi non ci credeva, la stiamo pagando ora, perché già ieri, speriamo che anche oggi ci siano dei dati più confortevoli, vuol dire che se stiamo chiusi e attenti i numeri calano. Allora tutto questo voler uscire per forza, stare per forza in piazza, andare per forza al bar senza mascherina, no, io non ci credo, assurdo. La sfida è qualcosa che ci ha fatto molto male, no? Sì, molto. Anche secondo me. Spero che di poter presto dire a tutti quelli che conosco di stare molto attenti, ma lo farò subito anche su Facebook con un post, perché secondo me proprio è fondamentale rispettare questa cosa, rispettarla per se stessi, per gli altri, anche perché è assurdo che se qualcuno sta male per altri motivi non abbia posto in ospedale, perché siamo tutti lì per aver trascurato la gravità di questo Covid, quando noi ospedali dobbiamo servire anche a tutte le altre patologie urgenti, e in questo momento non possono farlo per colpa di questa, non della pandemia, delle nostre disattenzioni. Grazie Alberto, ti diamo un abbraccio. Grazie. Allora, sono felice, Stefano. Ti abbraccio forte a tutti. Grazie Alberto. Un abbraccio Alberto. Ciao. Stefano, volevo ringraziare con tutto il cuore la nostra amica Barbara Alberti. Barbara, grazie, torna Barbara. Presto con noi. Tu sei la nostra, sei la nostra fata morgana. Questo sì. Ti aspettiamo con noi, hai avuto un sacco di messaggi. Tutti grande Barbara, ma non, ogni volta che ti sentiamo, che ti ascoltiamo, è una conferma. Sei una conferma. Un saluto ad Alberto, a Loredana e a Stefano e a Sonia. A te. La reina. Stefanuccio, eccoci cari. Allora io ringrazio tutti voi, vi auguro un buon fine settimana e ci ritroviamo la settimana prossima, mi raccomando. Grazie, state grazie bene mille, grazie, un abbraccio grande, ciao Sonia, ciao Loredana, ciao Stefano, ciao Barbara, ciao a tutti, grazie.